per il Natale in genere. Il Covid ha cambiato in parte i programmi, abbiamo messo un po' di tempo, impiegato un po' di tempo per riorganizzarci e partiamo lo stesso come preventivato oggi. Oggi è una giornata molto importante ed è bello iniziare proprio il 5 di maggio per due motivi, perché oggi è una ricorrenza internazionale che vede la giornata che celebra la professione dell'ostetrica in tutto il mondo, il 5 maggio, e quindi ci piace iniziare dando un tributo alle nostre alleate che rendono possibile molti dei nostri progetti e che rendono così importante e intenso il nostro percorso di femmine e di donne. E inoltre oggi inizia nei paesi anglosassoni la giornata della settimana della salute mentale materna. Sono dunque due argomenti estremamente interconnessi. Non credo che sia un caso che maggio sia un mese in cui ci si occupa di ostetricia e di salute mentale, di salute perinatale in genere. Ci piaceva quindi organizzare un evento che in qualche modo mettesse in rete e quindi trovasse una via per unire non solo tutte le persone che sono coinvolte intorno alla madre, ma le madri stesse, in maniera totalmente partecipata e fra pari. Questi eventi, anche se spaziano su tematiche che possono andare dall'aspetto più legato alla salute psichica e fisica, agli aspetti più legati agli aspetti sociali e agli aspetti culturali, è un festival per tutti. Voi sapete, e chi non lo sa lo impara adesso, Ciao Lapo e Mater Mundi sono sì due associazioni fondate da medici, ma sono due associazioni pensate per le persone. E noi siamo molto convinti del fatto che sia necessaria una cultura condivisa, una riflessione condivisa e l'utilizzo di parole, come dire, spendibili e che possano essere apprese da tutti per poter parlare di ragionamenti complessi. La maternità è un tema complesso e lo vediamo tutti i giorni, lo leggiamo sul giornale, lo vediamo nei saggi, come dire, lo sappiamo, lo abbiamo visto anche adesso nell'epoca della quarantena, come sia complesso trovare uno spazio per le madri, per le neomadri, per chi aspetta un bambino, per chi ha dei bambini molto piccoli e per esempio guarda caso lavora anche. Quindi lo sappiamo che c'è una complessità. Spesso, tuttavia, piuttosto che parlare in rete, quindi mettere insieme una serie di persone a discutere di un tema, trovando delle parole condivisibili e quindi delle soluzioni prossime a tutti, come spesso accade, quando il tema è urgente, ognuno parla un po' per sé. E noi, con Ciao Lapo e Mater Mundi, da anni cerchiamo invece di tessere trame e tessere spazi pubblici di confronto e di crescita. In parte a volte ci riusciamo, in parte meno, perché sono argomenti complicati, però insomma la speranza è quella che non ci abbandona mai. E infatti il 5 maggio noi siamo qua. Una cosa molto importante: voi siete liberi di fare le vostre domande, noi cercheremo di rispondere soprattutto nella seconda parte dei nostri eventi. Oggi è un evento di presentazione, ci sono solo io, perché dobbiamo intanto prendere confidenza col mezzo tecnologico. Poi vi voglio spiegare un po' tutte le nostre ospiti, chi saranno. Avremo 10 appuntamenti, di cui uno doppio, quindi 11 appuntamenti con molte donne, molte professioniste, molte madri che fanno parte del nostro circuito e che verranno a raccontarci molto di quello che fanno da tempo e molto di quello che hanno imparato facendo e sperimentando. E poi abbiamo anche tutta una serie di riflessioni che non possono mancare mai, per chi mi conosce lo sa, chi ancora non mi conosce, come dire, si renderà conto che questa è una parte fondante del mio modo di lavorare, tutta una serie di riflessioni legate alla letteratura e ai testi che sono un po' i sacri testi, cioè da cui prendono avvio tutta una serie di riflessioni che poi ci hanno portato me, mio marito e le persone che lavorano con me a Ciao Lapo fino qua, fino a questo festival. Gli 11 appuntamenti, dicevo, sono stati erano pensati prima del Covid per tappezzare tutti i weekend, quindi c'erano 5 fine settimana che partivano dal venerdì e andavano via dal 2 di maggio fino al 31 di maggio. E chiaramente il Covid ha cambiato un pochino i programmi, anche perché le persone oggi, è vero che non possono viaggiare, ma molte di noi continuano anche a lavorare e quindi, come dire, inserire dopo una settimana di lavoro uno spazio di questo genere non era comodo per tutti, e allora abbiamo disseminato maggio di tutta una serie di appuntamenti. Il primo è oggi.
domani avremo uno spazio tutto dedicato all'allattamento, sia prima ma soprattutto durante il momento della pandemia, insieme a Michela Cericco, che è la presidente della Goccia Magica, un'associazione con cui collaboriamo ormai da qualche anno, quasi 4-5. Poi avremo un evergreen delle attività di presentazione e di divulgazione di Ciao Lapo, cioè richiamiamo, e lei gentilmente ritorna, Francesca Pieri, a discutere di Bianca, il suo bellissimo romanzo e tutte le sue implicazioni legate agli eventi inattesi della diagnosi perinatale in Fausta. Poi avremo un'amica che abita in un posto meraviglioso, che è un'isola che io amo visceralmente, e che è Gisella, che ho incontrato moltissimi anni fa a un festival fotografico, e lì è nata una passione, un fronteggiamento continuativo. Finalmente ci incontriamo, dovevamo incontrarci a Prato, sarà per un'altra volta, magari vengo io. Se Gisella è all'ascolto, sa che questa suona quasi come una minaccia. Aspettate che riaprano e poi, come dire, amiche sarde, arriverò. Ed ecco che lei ci porta, doveva portarci anche tutte le sue meravigliose foto che rimangono, ahimè, a Cagliari, vedremo come fare, ci porta però la sua testimonianza estremamente preziosa sugli effetti degli stereotipi nel materno e nella salute perinatale in generale. Dopodiché il 16 maggio noi avremo con noi due giovani ostetriche che non potevano esserci oggi per motivi di lavoro, perché le ostetriche, anche se hanno la giornata dedicata quel giorno, comunque lavorano e fanno quella bellissima cosa di stare accanto alle donne, ma ci saranno il 16, hanno già preso lo spazio per venire a discutere con noi della loro tesi di master che abbiamo svolto insieme. Ed è una tesi molto interessante, perché siamo andati a vedere cosa pensano, a proposito di stereotipi e di opinioni e di giudizi e di stigma, cosa pensano gli operatori sanitari perinatali delle madri e della depressione. Quindi cosa sanno, cosa conoscono, cosa temono. E è molto importante chiederci noi operatori e chiederci noi cittadini quanto sappiamo di un argomento e quanto sono vere le cose che conosciamo, proprio per cominciare a riconoscere le cose che si possono sapere, che sono già chiare, e quelli che sono, ahimè, degli stereotipi culturali e degli stigma terribili, che soprattutto nella malattia mentale, devo dire, condizionano pesantemente non solo le persone affette, ma anche le possibilità di guarigione e di esito. Ricordiamoci che Mundi e Matritudini ha come sottopancia il proverbio africano secondo il quale per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, anche per aiutare una persona che sta male ci vuole un intero villaggio, cioè occorre la partecipazione nobile e colta di tutti quanti. Quindi Giulia e Ilenia ci porteranno il loro lavoro. Dopodiché il 20 maggio sarà la volta di un tema sempre verde a cui noi siamo profondamente affezionati, che è la violenza ostetrica. Abbiamo invitato proprio le due sacerdotesse italiane della violenza ostetrica, a cui io e Micaela spesso facciamo da assistenti in tutti i loro lavori, soprattutto di tipo giuridico e di tipo di gestionale rispetto al grande lavoro internazionale che si sta muovendo in questi anni. Elena Scocco e Alessandra Battisti saranno con noi per discutere in maniera, come dire, precisa stavolta, di un tema che in realtà in tutte le conferenze che abbiamo fatto è tornato fuori più volte. E il tema è quello di: ma cosa vuol dire? Ma di specifico cos'è? Ma come mai a me sembra di no? Quindi tutti i chiarimenti dei dubbi eventuali che, quando parliamo di un tema così tabù e ancora così complicato, vengono fuori, saranno, speriamo, in qualche modo più chiariti. È importante non avere paura delle parole e magari imparare a scegliere quelle che ci sembrano davvero più giuste per definire un fenomeno, soprattutto quando è un fenomeno così diffuso e così spaventoso al punto che non se ne può parlare. E poi arrivano le parti, diciamo, che sono a me più care, non perché io abbia preferenze, ma perché sono parti che ho sperimentato e condiviso con le autrici che stanno con me, e sono relative al lavoro molto approfondito e continuativo, sono quasi 14 anni di lavoro, sul tema del perinatale, del lutto perinatale e della psicologia perinatale nelle situazioni di gravidanza a rischio, di gravidanza con patologia o di precedenti perdite. Avremo Micaela D'Arsena, che è una collega di Milano, ormai nota alle persone che si occupano
con noi di Lutto per il Natale, perché da tempo si occupa insieme a noi della ricerca sulle gravidanze successive a un evento di perdita, e anche delle madri e dei padri che hanno bisogno di un sostegno durante questo periodo. E poi Barbara, che è un'altra delle colonne portanti di Ciao Lapo, è la nostra volontaria nonché facilitatrice dei gruppi di autoaiuto di Firenze, che ha una grande esperienza umana e diciamo di volontariato relativa all'accoglienza delle coppie. Insieme cercheremo di dare un po' di risposte sia ai dubbi delle persone che hanno una gravidanza arcobaleno in corso, sia a tutte le mancanze di conoscenza che, ahimè, nella nostra società ancora sono molto forti rispetto a cosa succede nella testa delle persone che affrontano una gravidanza dopo un lutto. Sono cosine che, insomma, vanno conosciute per evitare importanti gaffe o danni veri, se a non sapere sono gli operatori sanitari. Il 27 proseguiamo con altri due aspetti di cui ci occupiamo da tempo, grazie all'esperienza di persone che si occupano insieme a me di tutti i genitori di Ciao Lapo, ma nello specifico di temi che sono, sono approfondimenti dell'approfondimento. La coppia in lutto con Letizia Giorgini, che è una nostra collega psicoterapeuta di indirizzo sistemico, e poi abbiamo invece l'altro tema che è entrato da molto tempo in Ciao Lapo e che con fatica siamo riusciti in qualche modo a portare alla ribalta e far comprendere uno sforzo, e non abbiamo ancora finito, devo dire, alle persone, che trattasi, ahimè, di lutto anche quello, e come tale va inquadrato e va anche gestito per garantire il massimo possibile di salute a chi ne è colpito. Stiamo parlando dell'infertilità associata a esiti infausti delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, quindi quando un evento di infertilità trattato comunque esita in una perdita. Anche quello è un lutto, spesso un lutto con delle complessità, ed è importante saperlo. Ne parleremo con Barbara Donadoni, che è una delle nostre volontarie del Piemonte, che da tempo con me si occupa di questa tematica. Poi arriva un argomento interessante, perché mi piace tantissimo, ma conosco pochissimo, perché non si può sapere tutto. Io sono una sostenitrice del so di non sapere, e quindi non mi vergogno a dire che non vedo l'ora di arrivare al 29 maggio per sentire da Genevieve e da Elena gli approfondimenti sul concetto dell'economia del dono materno, che è un argomento interessante che andrebbe approfondito. Il tempo è sempre poco, e quindi spero che attraverso le loro esperienze internazionali sia possibile arrivare a chiarire un concetto che mai come oggi mi sembra necessario. Cioè, abbiamo delle risorse abbastanza scarse, lo vediamo, ripeto, in tutto quello che sta succedendo relativamente alla maternità, al bambino piccolo, alla mamma che torna a lavorare. È chiaro che in una situazione di penuria di risorse e di crisi generale sanitaria come quella che stiamo vivendo a livello mondiale è opportuno trovare delle strategie, quindi ho grandi aspettative in questo appuntamento. E poi vi lascio e vi lasceremo il festival, di nuovo tornando alla prima passione, che è un po' anche una mia dipendenza, nonché forse una mia mania, non so se esiste una mania, i colleghi possono mandarmi un messaggio e io cercherò di farmi curare, ma non avrete successo, che è di nuovo riportare l'attenzione sui testi, sugli albi illustrati, i libri per bambini, i libri che sono per bambini ma in realtà parlano agli adulti, che ci parlano di madri, maternità, genitorialità e figli, perché il tema è talmente, direi, viscerale, è talmente legato a chi siamo e alla nostra esistenza, che è impossibile non trovare testi che parlino di questa tematica. E dopo questo rapido excursus andiamo adesso a aprire in maniera ufficiale questo festival, e ho voluto fortemente aprire questo festival con un omaggio. Un omaggio a un collega che è Frédéric Le Boyer, che quando io stavo per nascere, quindi poco prima del 26 giugno del 74, scriveva e poi pubblicava questo testo qua, che è di base, ecco, ora ve lo faccio vedere alla luce, eccolo qui, per una nascita senza violenza, e questo è un testo che ha quasi 46 anni, ed è un testo che già nel 74 metteva insieme nascita e violenza in un titolo di un libro che è stato poi pubblicato in tantissime lingue e in centinaia di edizioni. E perché non aveva paura? Perché Le Boyer, attraverso i suoi studi, aveva fatto tutta una serie di osservazioni sulla mamma, sul bambino, sul dolore, sul senso del soffrire e sulla necessità
di alcune sofferenze connaturate all'atto del partorire e sulla inappropriatezza e quindi sulla violenza di altre sofferenze, che a un certo punto ha deciso di mettere su carta e di cominciare a divulgare, chiedendo a gran voce di fare silenzio e di riflettere su quello che lui aveva visto, aveva sperimentato, aveva colto rispetto ad alcune, chiamiamole disarmonie, rispetto a qualcosa che stonava. Ci sono dentro al testo, che è un testo vecchio perché l'ho comprato nel 2006, le foto in bianco e nero di alcuni bambini, di alcune mamme, quindi è in realtà davvero un documento molto approfondito che fa quasi il paio con quest'altro documento qua, che è Shantala, che è un manuale sul massaggio del bambino, e questo è un regalino che io nel 2005, a gennaio, mi sono fatta per migliorare le mie conoscenze scarsissime, inesistenti, sul massaggio infantile, che all'epoca era, insomma, era per pochi, era una cosa un po' più più di nicchia, eh? E a medicina non si insegnava, peraltro, e questo lo vorrei dire proprio oggi, nel mettere insieme la bibliografia per questo festival, io mi sono anche chiesta come mai, nonostante nel perinatale confluiscano tutta una serie di esperti o di operatori da strade diverse, nessuno abbia ancora pensato di mettere tutti questi operatori a fare 6 mesi obbligatoriamente tutti insieme per imparare un modo di discutere, di entrare in relazione, di interagire, di condividere le esperienze, di muovere critiche educate e, come dire, condivisibili e cogenti, non critiche a caso alla Facebook, per intendersi, per imparare un linguaggio condiviso e per capire che davvero la mamma e il bambino e la triade sono al centro e non è una frase fatta, eh? Quindi non vorrei, come dire, con la polemica, con la bis polemica che mi contraddistingue ormai dal 1974 ad oggi e credo anche più in là, muovere proprio un tentativo. Come mai gli operatori che escono dall'università non hanno possibilità di fare un tirocinio collettivo prima di essere buttati nei reparti? Perché è qualcosa che si vede che manca, perché mancando i linguaggi condivisi e i modelli di ragionamento condivisi, ognuno porta avanti il suo baluardo di conoscenze e le conoscenze non si incontrano mai. Noi dove l'abbiamo visto? Uno dovrebbe dirmi: ma te che ne sai? Beh, io alla fine ne so, perché comunque nasco dalla medicina e dalla psichiatria, con tutto quello che questo significa, cioè con tutte le cose che non sapevo, compresa questa cosa qui, che ignoravo completamente, tutta questa parte, eh? Ma anche gli altri vengono uno dall'ostetricia, quell'altro dall'infermieristica, quell'altro dall'anestesia e rianimazione, quell'altro dall'ostetricia, quindi e dalla ginecologia. Per cui alla fine, gira gira, ognuno di noi viene con un suo bagaglio, ma nessuno vuole aprire la valigia. E questo è quello che vediamo spesso. Cioè, ognuno sta lì aggrappato alla sua valigina, la difende dalle incursioni, dai ladri, ma nessuno trova la serratura per aprire e nessuno guarda mai cosa c'è dentro. Ognuno se la tiene. E questo è vecchio come modello di pensare, sta diventando poco sostenibile perché le persone fanno domande complesse perché sono più colte e noi operatori abbiamo il diritto e il dovere di dare risposte che non sembrano folli e completamente disarmoniche. Perché vi dico questo? Perché quando ho aperto questo libro, un libro sull'arte del massaggio indiano per far crescere i bambini felici, e sembrava una roba appunto da sciroccata, dice che compri, ma che ti metti a comprare? Mi dicevano le mie amiche, dice no, mi interessa perché in realtà io ero rimasta estremamente folgorata dal fatto che è l'arte per crescere bambini felici, ma in copertina c'è una mamma. E questo già, no? C'è una corrispondenza. Ma poi c'è anche una bella dedica. Le Boyer dice: dedico questo libro a mia madre, a tutte le madri, a Shantala e tramite lei all'India, mia seconda madre da cui ho imparato tanto. Questa è stata una dedica che mi ha colpito molto perché ha cominciato a scavare in quel grigio in cui molte donne che sono all'esperienza della prima maternità precipitano senza volere, no? Perché magari abbiamo tante informazioni, ma abbiamo poca attitudine al sentire, perché non ci insegnano a sentire, a stare con quello che sentiamo, ci insegnano che alcune cose si possono sentire, altre no, altre sono giuste, altre sono sbagliate, altre fanno, come dire, fanno parte necessariamente di disfunzioni e quindi non bisognerebbe proprio nemmeno avvicinarvisi. E quindi
come dire, questo grigiore in cui tutti ci muoviamo un po' ciascuna per conto suo e con pudore, in realtà spesso ha bisogno di essere rischiarato semplicemente dal sentirsi dire: guarda che io penso a te, penso alla fatica che fai, penso ai sentimenti mescolati che provi, penso ai paragoni che ti vengono fatti, a quelli che fai te automaticamente, penso a questo bambino, al suo carattere. Quindi c'è tutto un lavoro, no? Che sono le matitudini, che sono attitudini, abitudini, forzature, storie, c'è tutto dentro questo tema. E Le Boyer inizia questo testo dicendo chiaramente che questo testo parte dal lavoro per una scena senza violenza e parte come approfondimento sull'importanza del sentire attraverso la pelle, del sentire attraverso il tocco, sull'importanza del silenzio come mezzo di comunicazione. Ed è buffo che io ve lo dica mentre sto parlando a una lucina verde in casa mia in diretta che occorre il silenzio, perché in realtà il silenzio muto, il silenzio infecondo non serve. C'è un silenzio che è tutto quello, per esempio, che io nella mia testa ho fatto in questo mese per prepararmi a fare, sia io personalmente che insieme alle colleghe, questo lavoro che vedrete, che è un silenzio fertile, è quello che serve per capire cosa serve all'altro, per correggere il tiro quando possibile, per dare alle persone la possibilità di entrare in sintonia. Questo vale sempre, vale per gli adulti, vale per gli anziani, vale per i ragazzi adolescenti, vale tantissimo per la vita preverbale, cioè quando un bambino si esprime con quello che arriva e con quello che può codificare. Quindi è molto importante che noi iniziamo anche oggi che c'è il Covid e ci sono le maschere e ci sono i filtri e ci sono i divieti e ci sono le fatiche e ci sono le ostetriche stanche, i medici impauriti, arrabbiati perché non arrivano i dispositivi di protezione, c'è tutta una serie di fatiche e quindi quello che spesso viene via quando c'è la fatica è il silenzio fecondo, è l'attesa, è il tocco gentile. Perché è capitato a tutti di essere molto arrabbiati o molto stanchi e di aver voglia di spintonare o di strapazzare. Insomma, il tocco spesso modula, no? È un modo per scaricare e per esprimere col non verbale quello che stiamo sentendo dentro. E allora, in effetti, senza dover evocare chissà quali tragedie, si può essere molto rudi anche mantenendo una forma di distacco garbato, cioè non necessariamente bisogna pensare alle botte o alle percosse, si può pensare per esempio alla fretta, si può pensare a non rispettare i tempi, a toccare per esempio parlando sopra, ancora peggio, e questo viene detto in tutti e due i testi, toccare parlando di altro, che è un crimine per noi psicoterapeuti fare due cose in dissonanza, cioè fare una cosa qui e farne un'altra opposta in un altro, è una cosa che fa arrizzare i peli dalla pianta dei piedi alla punta dei capelli, ma ahimè, anche lì, se nella mia valigia questa cosa c'è, ma nella valigia degli altri operatori non c'è, capita molto spesso che la signora ha appena partorito e tutti intorno parlano di altro. E questo bambino viene accolto al mondo, magari con la partita in sottofondo, col commento rispetto al gol, col commento oggi rispetto ai divieti, gli appelli, le fatiche, i letti liberi, i positivi, i negativi, e quindi ci sono dei tocchi che sono distratti. La distrazione uccide spesso qualunque spinta relazionale di incontro. Una madre ha bisogno di attenzione, che non è il vezzeggiamento, non è il regalino. L'attenzione è esserci nel qui e ora, che è il mantra della mindfulness. Metà degli operatori oggi conoscono la parola mindfulness, metà purtroppo di quelli che vanno in libreria, perché è pieno di libri di tutti i generi e tipi, spesso abbastanza autoclonati sulla mindfulness, hanno visto quella parola. Fra vedere quella parola e avercela qua c'è una differenza abissale, perché è una di quelle parole che apre un mondo. E avere un approccio mindfulness veramente radicato nel qui e ora e nella presenza fisica e mentale
tu è dell'altro e nell'interscambio implica tutta una serie di esercizi. Il primo esercizio è quello al silenzio e all'incontro rispettoso. Un incontro rispettoso è quello di capire, per esempio, che il bambino quando nasce, e lo diceva Le Boyer nel 74 e lo ha detto l'OMS un mese fa e lo abbiamo detto noi di Ciao Lapo insieme a OVO Italia, insieme a tutta una serie di enti nazionali e europei, vorrebbe essere quello di mantenere la garanzia della presenza del compagno e del partner o della persona di fiducia che possa avere una prossimità alla madre e quindi anche con un non verbale, anche con la mascherina e la bardatura ci sia, garantisca presenza. E poi il tocco della pelle del bambino sulla pelle della sua mamma, che è quella cosa che conosce, perché il bambino la conosce da dentro, ma insomma sempre quella pelle è e sempre quegli stimoli arrivano. E poi il non avere fretta nel taglio del cordone. Nel 74 queste cose erano già scritte e ancora oggi io, ahimè, vedo che c'è tutta una serie di bagarre su ma non si può, ma non c'è tempo, ma non possiamo fare, ma adesso, ma col Covid. Ecco, queste cose qua mi fanno un po' tristezza perché, insomma, non sono proprio giovanissima. 46 anni sono tanti e se in un libro di 46 anni fa c'erano già delle intuizioni che poi sono diventate evidenza scientifica perché ci sono stati poi fiore di lavori e di evidenze riproducibili e riprodotte da vari gruppi in varie parti del mondo, mi stride come mai diciamo di fare le giornate, di promuovere la salute mentale della mamma, del bambino, dell'ostetrica e dell'operatore, diciamo, evochiamo ed invochiamo il rispetto e poi ci fermiamo di fronte al fare, no? Il dire c'è, il fare non è ubiquitario e questo è un problema serio perché ad esempio Le Boyer ci dice il sentire non è solo quello delle orecchie, il sentire spesso in situazioni di grande cambiamento come un parto, come un puerperio, sia che le cose siano andate benissimo, sia le cose siano andate un po' meno bene, sia che ci sia o non ci sia una pandemia, il sentire ha una componente olfattiva, ha una componente tattile, ha una componente uditiva, ha una componente legata all'incontro, quindi al quanto riesco a vedere. A volte usiamo più sensi insieme in una situazione di difficoltà per farci una mappa. E questo quando li possiamo usare tutti, non è sempre così. Le donne sono sdraiate e partorendo sdraiate vedono un pezzettino. Se il bambino viene portato via non lo vedono più, non fanno in tempo a sentire l'odore. Il bambino portato via non fa in tempo a sentire. E poi dice il linguaggio che usiamo correntemente quando parliamo di una cosa che ci muove dentro è di dire oh quanto mi tocca questa cosa mi tocca profondamente, com'è toccante, ed è buffo che noi utilizziamo questa parola per dire che abbiamo accesso a emozioni profonde, emozioni di vicinanza, ma in qualche modo ci scordiamo di utilizzare, di favorire le nostre mani. E gli ostetici questa cosa la sanno fare in maniera straordinaria ed è bellissimo il lavoro che fate, grazie. Quelle garbate sono eccezionali perché davvero traducono in gesti anni di esperienze millenarie e di sapere ed è importante ed è bellissimo poi l'esito che questo saper toccare ha. Ed ecco che la soluzione, che sembrerebbe una soluzione per cui chissà come si fa a metterla in pratica, è una soluzione semplice perché è una soluzione, ci dice Le Boyer, che parte dall'autocoscienza, cioè dal capire noi come operatori la responsabilità che abbiamo, ma non in senso medico-legale, che è sempre quella cosa che noi oggi vediamo solo quello, ma in senso proprio di lavoro transgenerazionale, no? Noi siamo lì con una coppia che aspetta e poi attende e poi partecipa all'arrivo di un bambino e poi arriva quindi una triade di fronte a noi e noi siamo i testimoni di questo passaggio, indipendentemente, e ne parleremo con le colleghe di Ciao Lapo, di quello che accade a quel bambino. Siamo lì, assistiamo a quel parto, assistiamo a quella venuta al mondo
e noi siamo il tramite, siamo quelli che con i nostri gesti favoriscono un contatto, fugano dei dubbi oppure aprono il dialogo alle rispetto alle paure, ad esempio. È normale che, proprio perché le mamme sono tante, infatti questo è il festival delle madri tutte, non di la madre brava o la madre stereotipo, la madre da copertina, proprio perché, come dire, c'è una variabilità soggettiva preziosa e profonda, tale per cui noi mamme assomigliamo più a un groviglio, a un intrico di radici, che ha una bellissima gaussiana tutta dipinta a modino. Non c'è questo modino perché siamo tutte diverse, ma abbiamo, come dire, delle necessità baseline. L'abbiamo visto con un gruppo di lavoro, uno studio bellissimo che è il Baby's Born Better, l'abbiamo visto in maniera molto chiara, cioè in tutto il mondo le donne hanno quelle aspettative lì. So Down, che è la capofila di questo lavoro multicentrico, ha poi fatto di recente un altro studio bellissimo sulle le aspettative delle madri, e ha proprio visto che tra le varie aspettative che mettono d'accordo mamme anche molto diverse, c'è l'accoglienza di noi operatori, cioè la possibilità che noi operatori, con le nostre competenze, ma proprio con la nostra umanità, cioè in quanto persone che stanno lì in quel momento, nel qui e ora, abbiamo di poterle, come dire, di poterle accogliere, quindi di renderle in grado di esprimere loro stesse per quello che sono, per quello che sono intere, e quindi anche con cose che magari a noi operatori ci fanno paura, ci danno fastidio, perché o non le conosciamo o abbiamo degli stereotipi o abbiamo delle stigmatizzazioni. Questo è importante, lo vedremo nella fase del festival dedicato alla depressione perinatale, perché sarebbe anche un po' l'ora di basta, come si dice in Toscana, di continuare a avere questi quadri iconografici di com'è la depressione che leggiamo sui giornali e che non solo non corrispondono a come sono le depressioni perinatali, ma fanno male alle persone che soffrono di questo tipo di disturbo. E quindi sarebbe un pochino l'ora che, per esempio, anche i giornalisti con la loro valigina di cose che sanno, venissero insieme a noi, operatori della salute mentale perinatale e della salute perinatale in genere, a fare due parole per capire, quando si dà una notizia, qual è il fine, il telos, cosa vogliamo fare, no? Quando diciamo quelle cose un po' cruente, un po' crude, che non sono un tocco gentile alla Revoyer, sono uno strattonare, perché noi dobbiamo parlare strattonando, perché dobbiamo gridare, perché dobbiamo affermare cose che sono un po' più picchetti d'onore che in realtà riflessioni sanitarie, scientifiche, mediche, psicologiche, filosofiche, esistenziali, non lo so. Delle volte le persone affermano cose con veemenza che sono molto lontane da modelli di ragionamento complesso condivisibili con gli altri. Quando una cosa non è tanto condivisibile, o è proprio grossa grossa, quindi è un tabù, come ad esempio lo era tre anni e mezzo fa, la violenza ostetrica, e 16 anni fa, e quindi 15, e quindi ahimè anche il 13 marzo 2006, il lutto perinatale, oppure sono semplicemente cose che sembrano di qualcun altro. Ecco, questo è un altro problema. È interessante che Le Boyer, cito Frédéric Le Boyer, sostiene il diritto della madre a un buon parto, il diritto del bambino a una buona nascita. L'affascinante proposta del medico francese gode della considerazione dei colleghi più sensibili e preparati. Ecco, questo medico, dentro la sua valigia, che evidentemente era una bella valigia corposa, nutrita di tantissimi strumenti, propone un modello e gli altri dicono: ah no, ma quella roba lì, ma cosa mi racconti? Ma queste cose un po' così, da figli dei fiori. Ecco, voi capite che il problema non è solo non sapere le cose, ma è rifiutarsi di imparare, che è un altro, secondo me, insomma, che dovrebbe rientrare nei crimini contro l'umanità, perché oggi non possiamo rifiutarci di imparare, per la semplice ragione che ci sono le biblioteche, ci sono le librerie, ci sono i seminari online, ci sono quelle cose come questa, gratis per tutti, in cui le persone esperte vengono e ci raccontano le loro ricerche, le cose che hanno fatto, dove hanno studiato, perché. Quindi voglio dire, c'è un patrimonio di condivisione che richiede però cosa? Richiede il so di non sapere, leggi quello che vi dicevo
rispetto a quello che non so nell'economia del dono, richiede la curiosità, che è il motore dell'esistenza, cioè interessarsi di capire una cosa per dire, ah guarda, interessante, questa cosa mi fa pensare poi che. Richiede anche la pazienza, perché non si impara con un corso di 5 minuti, di 6 ore, di 8 ore, si impara chiaramente negli anni, si impara affiliandosi alle persone che sanno di più, e si impara rendendo giustizia ai maestri che magari sono venuti a mancare perché sono nati nel secolo scorso, ma che attraverso i seminari, le tesi e le ricerche oggi possono continuare a vivere. E fra i maestri noi inseriamo Le Boyer, inseriremo Alba Marcoli e ce ne saranno vari altri. Perché? Perché è molto importante che quello che serve e che ha senso, perché viene sentito anche oggi, non solo negli anni 50 o negli anni 70, viene sentito dalle madri oggi che dicono è proprio questo. È importante che quando c'è una teoria, una tecnica, un modo di ragionare su un argomento complesso che fa attivare nel cervello delle persone che parlano con noi quella lampadina che tu la vedi, no? Perché si illumina e dicono, ah ecco, era questa cosa qua. Ecco, è importante che noi, quando si attiva, no, questa risorsa interna del nostro cliente, paziente, collega, genitore, chiamatelo un pochino come mi torna più comodo, a seconda di qual è la vostra professione, ecco che noi dobbiamo fermarci e dire ok, questa cosa può servire ancora, non è vecchia, non è una teoria così del vecchino che è vissuto nel Novecento. Ok, questo è molto importante, perché davvero Le Boyer sembra abbia scritto questo lavoro 5 anni fa. Ci dice le cose, no? Dice, per esempio, che c'è differenza fra ascoltare e condizionare, inculcare nella testa della gente dei bisogni che non sono loro. E questa è una cosa che peraltro noi con Ciao Lapo diciamo da tantissimo tempo, perché è abbastanza imbarazzante quando noi assistiamo a delle donne che vengono e dicono io volevo fare così, però poi hanno detto che era meglio di no. Hanno detto, mi hanno fatto ragionare che era esagerato da parte mia. Ecco, questa cosa Le Boyer, a pagina 53 del suo testo, dice le donne devono venire preparate, non condizionate, al contrario, perché occorre che siano deste, coscienti. Torniamo alla consapevolezza, alla mindfulness, al qui e ora. Cioè le persone devono avere gli strumenti. È un diritto della donna e della famiglia avere tutti gli strumenti possibili per garantire il massimo livello possibile di benessere e di salute. Così come il suo diritto avere l'ultima parola, senza essere strattonata di qua e di là, a seconda di quale valigia in quel momento, per continuare con la metafora dei saperi, pesa di più. Non siamo al mercato e la signora è il centro della cura e non è, come dire, il centro della compravendita. Le persone sono delle persone, non sono di noi operatori o dei gruppi o delle associazioni, le persone sono di se stesse ed è importante, perché se io non sono d'accordo con questa cosa qua, durerò proprio tantissima fatica a entrare nella modalità di pensare di Le Boyer e di tutti quelli che sono arrivati dopo, che hanno fatto delle proposte e hanno usato un linguaggio forte per farci venire qualche dubbio rispetto a le nostre credenze, il nostro si è sempre fatto così. E tra l'altro lui utilizza anche un rovesciamento di prospettiva che fa discutere sempre molto, perché lui dice occorre che le madri capiscano e sentano, sono sua madre e non è il mio bambino. Poi avremo un modo di approfondire, se ci sarà tempo, soprattutto con le colleghe che parleranno delle gravidanze arcobaleno, quanto è difficile, come dire, rovesciare questa prospettiva, che è una prospettiva in cui c'è dentro molto, c'è dentro molto rispetto ai giochi di ruolo, al rispetto reciproco, alla possibilità di condividere bisogni e di mettere sullo stesso pari il bisogno del bambino e quello della mamma, e non, oppure così, a seconda di chi scrive o di chi incontriamo. Non è una gara, la genitorialità non è una gara e neanche essere una brava mamma è una gara, perché l'obiettivo non è essere una brava mamma, l'obiettivo è vivere la migliore esperienza possibile in base a come sei e in base a come è la tua vita, come è stata prima, come sei stata te come bambina, come sono stati i tuoi genitori. C'è una mole di lavoro su questo, scritta benissimo da altri colleghi, ve li presenterò poi in una successiva
puntata del festival, ma è molto importante che noi cominciamo a capire, quando usiamo le parole, cosa vogliamo dire. Perché il bambino è mio e quindi, oppure è tuo figlio e quindi. Tante volte ci sentiamo dire, beh, insomma, però, sei a 40 anni, l'hai voluto fare, quindi poi, se non dormi, no? E cominciamo con, come dire, la strutturazione di quello che poi è uno stereotipo mortifero, perché la mamma dello stereotipo non c'è, non esiste, non è vero. Non c'è nessuna mamma che possa corrispondere, se non a prezzo alto, insomma, della sua salute mentale o fisica, allo stereotipo di essere zelante, magra, efficiente, bella, sempre con la risposta giusta, che non si arrabbia mai, che come dire, è servizievole nei confronti dei figli e del marito, ma in contemporanea si prende cura di sé, esce con le amiche, ha sempre una parola per tutti, programma il suo lavoro, consegna tutto in orario e potrei continuare per ore. Che anche se non dorme, pazienza, perché non c'è bisogno di dormire, perché se no non lo facevi. Torniamo al discorso di prima, perché se oggi fai un figlio devi sapere cosa ti aspetta. E quindi sembra di essere in un terribile gioco di sopravvivenza e non in una cosina che ha tutto un suo perché neurobiologico e evoluzionistico, c'è tutta una roba, insomma, anche studiata molto bene dai colleghi che si occupano di sistemi di sistemi complessi e di come dire, di genitorialità dal punto di vista dello studio del cervello. E poi però tutto spiattellato e tutto cade, diciamo, di fronte a, però trulli trulli, chi li ha fatti i trastulli, diceva il mio nonno, buon uomo, che era un nonno del 1926, e quindi giustamente diceva, ha avuto la bicicletta, quindi questa cosa qua è solo un pezzettino, che poi in sala parto diventa, ti lamenti, è ora, ecco, questa roba qua, come dire, se ci fosse una sirena che suona ogni volta che qualcuno dice una cosa brutta, noi saremmo tutti sordi e comunque in preda all'inquinamento acustico, perché vi assicuro che non solo per iscritto nei quotidiani o nelle riviste o su Facebook, ma ahimè anche vis-à-vis durante le formazioni o in sala parto, quindi durante un momento di importante cambiamento trasformativo esistenziale della signora e del papà, ecco che a volte cascano fuori queste frasi che non hanno nulla a che vedere col concetto che Le Boyer scrive con grande intensità nei suoi due testi. Il richiamo al silenzio, ne abbiamo parlato, e volevo farvi vedere questa foto qua. Questa è una foto scattata negli anni 70, perché negli anni 70 forse anch'io, per quello che poi sono diventata psichiatra, chissà, sono stata così, non so, devo chiedere a mia madre, magari se mi ascolti mi scrivi se in effetti sono stata appesa e questo è il motivo per cui poi ho fatto questa... Freud direbbe, perché un non risolto. Io non lo so se è per quello, però so che scorrere le foto di questo testo, insomma, Le giovani colleghe con cui io lavoro, le ostetriche con cui studio e faccio ricerca, per fortuna non raccontano parti di questo tipo. Ma molti di noi sono nati così. E è interessante, no? Anche sarebbe interessante capire come si propaga e perché si è propagata un'abitudine alla separazione, all'isolare, al lievitare il contatto, a lievitare all'allattamento, allo stigmatizzare l'allattamento, al seno, ne parleremo bene domani. Quindi ci sono tutta una serie di considerazioni da fare, no? Fra una generazione e l'altra. Qualcuno mi scrive, i libri non si trovano, sono libri vecchi, sono il mio tesoro, ma non è questo il punto, sono in biblioteca, li trovate in libreria, li trovate sicuramente in biblioteca perché sono testi importanti e credo che se voi scrivete alla casa editrice in massa, potrebbe essere una bella idea fare un po' di pressione perché vengano pubblicati di nuovo. Ahimè, come vi dicevo, sono libri di nicchia. Sì, purtroppo, nel senso che il mondo delle case editrici è un altro mondo che è un po' in sofferenza, per cui se un testo non vende abbastanza o vende troppo poco, non c'è quasi, come dire, non conviene neanche più
questo nell'epoca del cartaceo. Con l'online, secondo me, abbiamo possibilità di stressare le case editrici chiedendo delle ridistribuzioni, perché sono testi davvero, secondo me, su cui vale la pena di riflettere a lungo. Mi avvio alla conclusione di questa prima parte con un altro testo che un po' ha a che vedere con la nascita, ma più diciamo con l'affettività femminile. Lei è Rupi Kaur e il suo testo Milk and Honey è diventato famosissimo in modo virale, ha venduto tantissime copie, lei scriveva su internet, in un blog, e poi via via, lei parla, è una di quelle che parla scegliendo con cura le parole, e le sue parole sono veramente importanti, perché pur riferendosi a altri tipi di traumaticità che non sono necessariamente correlate al perinatale, alla gravidanza, al parto, e sono però estremamente potenti, sono parole incarnate, le chiamo io, cioè risuonano nella carne, no? E lei, a proposito di un evento che non vi svelerò, perché se vi interessa questo lo trovate dappertutto perché è un libro nuovo, lei scrive: l'idea che siamo tanto capaci di amare eppure preferiamo essere nocivi. E io ho voluto associare alle Boyer questa frase qua, perché le Boyer negli anni 70 era molto adirato e irritato con questa cosa che c'era un'altra strada, ma si preferiva mantenere quella per comodità, per gestione, per difficoltà, per pigrizia. E Rupi Kaur ci dice di nuovo, come ci inserisce un'ipotesi, che è: ma potresti scegliere perché scegli quell'altra cosa? Perché insomma lo sappiamo, no? Dal 74, in particolare questo aspetto qua, ma insomma ce ne sono altrettanti ancora più precedenti al 74 e altri immediatamente successivi, che comunque hanno lo stesso ragion d'essere, perché non è che vale solo chi è nato nel 74, cioè anche dopo ci sono state importanti e interessanti scoperte rispetto proprio alla diade, al perinatale, al legame madre-bambino e padre-madre-bambino, cioè tutta una mole di lavori molto importanti e validi. Perché preferiamo quell'altra strada? Questo è una cosa di cui mi sono occupata da subito quando ho fondato Ciao Lapo, perché è il primo lavoro di ricerca che abbiamo fatto con gli operatori. Perché quando la nostra assistenza al lutto perinatale è stata piuttosto zoppicante e inadeguata, certo che i primi tempi ero veramente infastidita, per non dire molto arrabbiata e anche un po' persecutoria, perché non capivo come mai a me mi era toccata un'assistenza che proprio non c'entrava niente con quello che leggevo nei test, nei libri e nelle linee guida, no? Poi però, passate alcune settimane di toro, nel senso che proprio era come lì, era proprio, l'idea era: se l'incontro per strada li schiaccio con la macchina. Poi per fortuna sono rinsavita, è un pezzo di lutto che si trasforma in qualcos'altro, e ho pensato che forse non l'avevano fatta apposta, però fra le scelte da fare quella sembrava la più facile, la più veloce, la più giusta. E quindi abbiamo iniziato a approfondire associando un po' le conoscenze di nuovo, cioè cosa una persona sa del nascere, del morire, del morire prima di nascere, tutta una serie di cose, no? Sono argomenti che mi rendo conto rientrano in quel tabù di qui sopra, per cui è chiaro che non sono la prima scelta, oggi meglio, perché un sacco di giovani colleghe scelgono di fare la tesi di laurea o di specializzazione su questo tema qua, quindi evviva, oggi grande rivoluzione culturale, prima no. E quindi le persone non sapevano, arrivavano in tonse, arrivavano di fronte alla mamma senza avere idea. E noi abbiamo cercato di capire perché si preferiva, e vorrei dire si preferiva, vorrei usare il trapassato remoto, ma non lo posso usare, perché ad oggi ancora in alcuni posti si preferisce la strada della mancanza di rispetto, della forzatura, del condizionamento. Questo sia nelle gravidanze legate a un lutto, sia nelle gravidanze fisiologiche. E questo è vero che riguarda quel singolo soggetto lì che compie quella mancanza di rispetto e magari fa il danno iatrogeno, ma in realtà riguarda anche noi, perché noi siamo lì, siamo gli operatori con la valigina. Bisognerà smettere di essere ipocriti, di dire no, ma io guardo al mio, quando ho fatto bene il mio. Bisogna anche iniziare un attimo a dire: scusa, quando fai così, come ti senti? È davvero l'unica scelta possibile? E se sì, come possiamo aiutarti? Perché alcune cose ormai è stravecchio che non si fanno.
Cioè, è inutile che noi tutte le volte ce lo diciamo fra di noi e quello che sbaglia lo continuiamo a fare sbagliare. È opportuno includere in questo bel villaggio accogliente, che è quello delle madri di matritudini e delle operatrici della nascita, includere anche le persone che hanno delle difficoltà, perché se no allora vogliamo essere perfettini tutti e di nuovo ognuno si tiene la sua valigina e dice fai così. E dobbiamo capire perché uno non ce la fa. A volte uno non ce la fa perché non lo sa. E quindi una volta che impara, o che vede, come ha fatto Le Boyer quando ha visto il massaggio, ha detto: ah, ma questa cosa non la sapevo, adesso la so, potente, la faccio fare anche in Occidente, la porto fuori dall'India. Non basta saperlo, perché a volte tu impari questa cosa, però questa cosa rimuove qua, ti mescola delle cose tue, che possono essere legate al tuo modo di vivere la maternità, la gravidanza, il parto, il tuo modo come persona singola. Può essere legato a come il branco, cioè l'equipe, vive la gravidanza e il parto degli utenti. Può essere legato a come la tua famiglia vive le donne e la gravidanza, il parto e la prestazione. Può essere legato a come sei nato tu, cioè a quanta fatica hai durato, a quante cure hai avuto. Ripeto, vi farò vedere poi, quando parleremo di psicologia e di psicopatologia, dei lavori bellissimi sul maltrattamento anche involontario del bambino, sul neglect, che è una parola potente, perché noi pensiamo all'abuso come al grande randello da dare sulla testa. E poi c'è il neglect, che è la trascuratezza fisica o verbale, il bambino non visto, la mamma non vista. È tipico delle situazioni di maltrattamento o di abuso, per esempio, verbale, che la mamma non la vedi nemmeno. Perché arrivi e dichiari che non è brava, che sbaglia le cose, che non sta facendo abbastanza bene, però tu dichiari questo, non ascolti, perché non ti interessa, ti dà fastidio. Questo è importante perché anche lì uno dice: ma come, scusa, aspetti la giornata dell'ostetrica per fare questo? Ma aspetto la giornata dell'ostetrica perché, se come su 10 ostetriche, 9 hanno questo approccio gentile, rispettoso, adeguato, e una va sostenuta, io credo che sia opportuno che sosteniamo tutti. E ho detto una cosa a braccio, per dire che in realtà la tradizione ostetrica, soprattutto internazionale, soprattutto dei movimenti di ostetricia europea, ma in generale anglosassoni, comunque insomma internazionali, e in Italia stiamo cominciando a lavorarci un po', e vedo con grande gioia dei movimenti di donne di ostetriche uniti che cercano di lavorare in maniera condivisa e rispettosa di tutti gli aspetti sia scientifici che umani, che umanitari, che umanistici, che psicologici, eccetera, eccetera. Ecco che, come dire, il lavoro è così bello, ma è così recente, che ogni tanto poi bisogna anche un po', no, stimolare la velocità e dare un po' di gas, nel senso che bellissimo, stiamo facendo un sacco di cose, anche con ciò sono tanto contenta, perché non mi aspettavo di fare tantissime cose come quelle che, grazie ai volontari, grazie al passaparola, grazie alle persone che sono venute da noi e ci hanno chiesto informazioni e educazione e formazione per migliorare. Non mi aspettavo che in così poco tempo saremmo arrivati a questi risultati. Però io poi leggo le mail, ricevo le telefonate delle colleghe ostetriche, e di pochi, per la verità, insomma, c'è anche qualche, specializzando, qualche giovane ginecologo che dice: però io stavo facendo questa cosa, è arrivata quella che tanto fa sempre così e ha rovinato tutto. Ecco, questa cosa qua è tipica nei gruppi, nelle dinamiche di gruppo, in tutti i lavori, anche in università, anche dentro ciò là. Poi non è che noi proprio siamo lì, cioè così, come dire, travolte dall'oblio. Ah, cioè è tipico che in un gruppo c'è sempre qualcuno che a un certo punto si muove in maniera opposta rispetto alla direzione. Ecco, spesso si tenta di fare un percorso di inclusione e di comprensione di quelli che sono i limiti. Ed è importante partire di lì, Covid o non Covid. Per esempio, c'è stata l'esperienza Covid, secondo me, i punti nascita e le terapie intensive neonatali che hanno deciso di chiudere tutto, perché gli operatori, insomma, sostanzialmente i genitori dovevano capire. Avranno un po' da fare un lavorone, cioè questo lavoro di gruppo, di ripresa delle fila, delle evidenze, andrà fatto. Cioè, credo che sia impensabile farlo passare così, perché insomma ci sono 600 punti nascita,
oltre la metà si sono smazzati veramente per fare il possibile, per fare delle cose fantastiche. Sono state fatte cose bellissime, rispettose di chi lavora, per permettere a chi lavora di lavorare al meglio, e rispettose dei genitori. E altrove, insomma, un po' no. Ecco. E questo un po' no, proprio oggi, che è la giornata, insomma, internazionale dell'ostetrica, non è, non serve per dire, noi siamo stati più bravi, anche lì, i paragoni, cioè non siamo all'asilo, per fortuna. Ci serve, vero che non siamo all'asilo, no, ci serve per dire cosa è successo in quell'ospedale per cui le cose sono andate così e non c'è stato verso di modificarle in corso d'opera, di che avete bisogno? Ecco, mi auguro che le giornate come questa, come quella della salute mentale, come quella del lutto per i Natale, servano a unire i puntini delle reti e a creare un cambiamento reale, perché è chiaro che finché rimane sulla carta, quante altre signore dovranno subire i malumori e le decisioni aziendali o le non conoscenze. Quindi è chiaro che bisogna tarare. D'altra parte, essere chiusi in casa produce anche, come dire, dei lati positivi, perché chi è sul campo deve essere onorato e rispettato per quello che fa, chi ha una visione sistemica da fuori deve poi prendere i suoi appunti e poter offrire a tempo debito il sostegno giusto, se no le cose non cambiano mai. Nell'ultima mezz'ora di questa chiacchierata, che poi è un monologo, perché alla fine lo sanno quando parto, la prossima volta sarà meglio, domani io mi riposerò, perché Michela parlerà tantissimo di un argomento di cui io so abbastanza poco, perché io non ho mai studiato, se non per l'esame di pediatria e di ostetricia, l'allattamento, quindi non sono un tecnico dell'allattamento. E quindi ascolterò con grande interesse le parole di una mamma, perché ha messo tutto un sistema di lavoro. Quindi lei parlerà molto, vi rassicuro, domani meglio, vi riposerete le orecchie, almeno la mia voce non la sentirete. Però volevo darvi due consigli di libri che sono in questo momento in giro, e quindi rispetto alle boie si trovano, e sono gli albi per bambini, che hanno a che fare con il rispetto, l'accoglienza e la nascita senza violenza, in qualche modo, no? E sono questo qua, che è straordinario. È straordinario perché Luisa, Mattia e Mock hanno fatto un testo con illustrazioni basate sulla geometria e sulle... non lo so dire perché non sono neanche un artista, e quindi ahimè improvviserò, sui calchi hanno utilizzato tipo dei timbri con tutta una serie di figure geometriche tipo queste, accompagnate da parole molto belle. Sull'origine, no? Sul prima di me. E guardate che prima e dopo sono due concetti che noi esseri umani necessitiamo per poter raccontare la nostra storia, per poterla raccontare, per poterla tramandare, ma anche per poterla integrare senza che qualche pezzo resti fuori e questo provochi danno psicologico e patologia. E il prima e il dopo lo vediamo con le madri, è indispensabile anche nelle storie di gravidanza. Quando una gravidanza è cercata e desiderata, e spesso un po', come dire, tarda a venire, i prima di questi genitori spesso non sono prima che io facessi il test, ma sono quando abbiamo iniziato a volere un bambino e ci abbiamo messo poi 4 anni e lui non arrivava mai. E uno dice che c'entra, c'entra perché... Se la mia storia di genitore nella testa nasce molto prima che io poi abbia avuto una pancia e abbia iniziato a vivere questa dimensione, no? Madre, figlio e poi triade, io operatore lo devo sapere, devo potermi mettere in quei panni, perché non è scontato. Da quando inizi a parlare la tua storia, tante mamme di Ciao Lapo iniziano a parlare della loro storia o della storia del loro bambino arcobaleno. A proposito, ciao Marta, che è un'arcobalenina che è nata qualche giorno fa, e io sono zia di un sacco di arcobaleni ed è una posizione privilegiata che sono, insomma, sono molto orgogliosa. E le storie degli arcobaleni, io stessa sono un arcobaleno, come dicono gli americani, nel senso che io sono nata dopo un fratello morto prematuro, un anno e mezzo prima, e come dire, è chiaro che la storia mia è mia, ma la storia mia, come la storia di Marta, come la storia di tutte le
le persone che arrivano dopo delle vicissitudini, chiamiamole così, è una storia che nasce da prima. E quindi pensate a quanto è forte, estremo e drastico quando una mamma magari va dal pediatra o va dal ginecologo dicendo sì, perché noi aspettiamo, siamo alla 13ª settimana, sì, è la sua prima gravidanza, no, no, perché io ho avuto questo. Ah, ma questo non conta, ora concentriamoci su questo. Oppure, come è stato detto a una nostra mamma di Ciaolapo, dal pediatra, ahimè, però non, basta ora parlare di quello che è stato, quello che è stato è stato. Allora, quello che è stato... Perché se io non posso raccontare e integrare i pezzi della mia storia, i pezzi della mia storia non matchano, come direbbero gli inglesi, quindi non si incastrano e se non si incastrano rischieranno di rimanere separati. E se io nella mia testa rimango disintegrata e quindi so che del lutto non si parla, che se parlo del lutto farò male al mio bambino, che se parlo del mio bambino arcobaleno e magari ci metto nel mezzo la storia dell'altro parto per fare un paragone, tutti mi dicono: ma di cosa parli? Ecco che io rischio di cascare poi nella categoria delle persone con un lutto complesso, con un risolto, perché nessuno mi ha dato la possibilità di integrare due pezzi che fanno parte di me. E questo se lo pensiamo per i genitori, se lo pensiamo per i bambini, dal punto di vista del bambino che nasce, i MOC dicono: ecco, prima di me non c'era niente. Ma la pagina dopo, e qui ci sono tutta una serie di cose che testimoniano che non è vero, ti dicono: invece no, prima di me c'erano tutti, tutti quelli che conosco. E c'era il mare, c'erano gli alberi e il gelato. Ci sono ancora, anch'io. Questo passaggio, che è poi quello che Le Boyer insiste così tanto a dire. Quello è un passaggio importante, sia per il bambino per sempre, lui ancora prima dell'epigenetica faceva dei, come dire, no? Faceva delle incursioni nel futuro, dicendo, ma poi quel bambino lì, la salute di quel bambino lì, la pelle di quel bambino lì, ok? E Mock dice, allora, con un linguaggio chiaramente meno spaventante del linguaggio così brusco, quasi esasperato, Le Boyer, no? Dice: cos'ero prima di me? E dove ero? E poi dice una cosa bella, poi finisco perché ve lo leggete, perché merita leggerselo belli da soli, tranquilli. Mi faceva il cielo, mi faceva, dico, perché ero niente dentro a tutto quanto. Ero niente dentro tutti, ero tutti e tutto. Che è carino perché riprende il concetto di interessenza che è proprio della mindfulness, no? Vedete com'è tutto collegato. Mi faceva il tutto proprio, mi faceva con le mani la sabbia e l'acqua nella sabbia, morbida la sabbia, molle la mia forma. E di nuovo la forma, di nuovo il contenitore, di nuovo il contenuto. Quindi è chiaro che stiamo parlando di un argomento che ha a che fare con degli incontri, di mondi diversi, di pieni e di vuoti, degli incontri che dovrebbero rimanere incontri, non scontri. Qualora accadesse, come affronteremo nelle prossime volte, che quello scontro diventa scontro perché quella mamma e quel bambino hanno un momento di difficoltà relazionale, personale propria, è ancora a maggior ragione necessario, ancora più necessario che intorno tutti noi siamo saldi. E stiamo proprio a ribadire il fatto che favorire l'incontro migliore possibile, spesso è nelle corde dei genitori che se la cavano benissimo, anche senza tutto il nostro, no? La nostra ingerenza, spesso necessita di un mediatore e spesso i mediatori siamo noi, a patto che sappiamo stare. Finisco con un testo che mi ha regalato una mia amica, che è anche volontaria di Ciaolapo. È un testo a cui sono molto affezionata, io ecco, ora meglio, poi da qui al 30 maggio miglioro. Io sono una stella e me l'ha regalato Lucia Canale, facilitatrice di Ciaolapo per il Piemonte e infatti specie per Torino, è di una casa editrice molto bella, credo che sia di Reggio Emilia, e si chiama Esserci Edizioni e pubblica tutta una serie di cose interessanti.
sulla comunicazione non violenta, che vi invito a scartabellare perché ci sono delle cose molto importanti anche relativamente al modo che gli operatori, gli insegnanti, gli educatori possono avere per intraprendere una relazione e una comunicazione rispettosa reciprocamente. E poi ha tutta una serie di collane sull'essere, all'esistenza. È curato da una collega, Vilma Costetti, purtroppo scomparsa. Però ecco, vi invito davvero a esplorare i loro lavori perché secondo me hanno veramente un approccio abbastanza universale e non è la valigina dell'operatore specialista. Non bisogna essere esperti in comunicazione per parlare con una donna. E non bisogna neanche per forza essere psicologi o ginecologi o ostetriche per parlare con una donna, basta essere un essere umano che parla. E quindi voglio dire, insomma, chi ci può insegnare un qualcosa che poi mettiamo nella valigia, che poi magari lasciamo aperta sul tavolo, ben venga, e esserci lo fa. Io sono una stella, mi piace perché anche in Io sono una stella c'è un po' il concetto dell'origine e dell'incontro, eh? E quindi vi leggo i primi pezzettini. Io un tempo ondeggiavo, non sapevo dove, non sapevo quando, non sapevo perché. Io ondeggiavo, ondeggiavo solamente. Di là c'era il cielo dei Moc e qui c'è il mare. In me tutto era confuso, vago, indistinto. Che è un po' quello che dice Le Boyer quando dice il bambino nasce e passa dal tutto pieno al vuoto, al caos e non si trova, non si ritrova. Da qui la necessità della prossimità con la mamma, no? Perché è l'unica cosa che conosce, quindi la conoscenza poi deve essere graduale quando possibile, al netto delle emergenze e urgenze che in ogni caso possono essere gestite nella maniera meno traumatica possibile. Ci sono studi bellissimi di ostetriche e infermieri della terapia intensiva neonatale anche su questo argomento, quindi non abbiamo inventato niente. In me era tutto confuso, tutto tranne un'antica traccia di luce, che è interessante perché anche dentro Le Boyer si parla di questo, si parla di questo dentro i Moc, quindi la luce che guida, no? Il senso della luce. Voi sapete che i bambini nella pancia già da 18-20 settimane hanno i loro ritmi ben chiari e abbastanza, come dire, riconoscibili, e in particolare nel terzo trimestre, se la mamma scopre la pancia, alla luce sono in grado di avere una visione, diciamo, diversa, cambia proprio la visione, cambia il colore. Quindi anche se la visione resta indistinta, percepiscono buio luce alcuni, poi c'è chi li confonde e quindi parleremo poi anche del sonno dei bambini in un'altra puntata. Ma a parte la battuta, in questo testo si dice un'abbagliante, improvvisa esplosione, un grande bang. Per il resto ondeggiavo, ondeggiavo semplicemente ed ero, semplicemente ero. Ecco, io vi invito a esplorare e a chiedervi che contributo possiamo dare noi madri, le madri fra pari stanno facendo un grosso lavoro, Che contributo possiamo dare per migliorare laddove c'è bisogno di migliorare e anche che contributo possiamo dare a noi stessi per migliorare quelle che sono le nostre difficoltà. Noi sicuramente abbiamo delle zone d'ombra, come tutti, e le zone d'ombra spesso, piuttosto che riuscire a guardarle con nitidezza, se no non sarebbero ombre, se fossero chiare, più facilmente le buttiamo di fuori. E questo è uno dei motivi per cui a volte sappiamo bene la teoria, ma non riusciamo proprio a metterla in pratica. Perché qualcuno diceva: è più forte di me, se quella si lamenta, ma di cosa si lamenta? Per un dolorino, per un puntino? Ok? E di nuovo, questo non è legato alla cattiveria, non esiste una persona solo cattiva. Forse sì, qualcuna, so, poi vi dirò chi è, se entriamo in confidenza, me ne vengono in mente un paio, ma insomma non voglio svelare tutto subito all'inizio. A parte gli scherzi, non esiste una persona che fa il lavoro
del perinatale animata da cattive intenzioni. Esistono persone che non hanno trovato un modo per entrare in connessione con questo sistema complesso che da dentro va fuori e viceversa. Quindi quello che ci proponiamo di fare, attraverso, come avete visto, strumenti di vario genere che vanno dai testi di medici, ai testi di ostetriche, ai testi di autori per l'infanzia, è quello di creare una piccola biblioteca che possa poi portarvi a una pratica e una riflessione anche di gruppo più importante. L'autore di prima di me, avete ragione, bravi, è Luisa, Mattia e Mock. Eccoli qua. Oh, scusate, non si vede tanto bene. Perché non si vede bene? Eccolo lì. Loro sono bravissimi, hanno fatto anche una mostra a Roma molto bella su tutti i disegni originali di questo e di altre produzioni che fanno. Mentre Io sono una stella è di Alberto Benevelli e Loretta Serofilli, edizioni SRC. Bene, ci stiamo approssimando, direi abbastanza velocemente, alla fine della prima giornata. Nel frattempo si è fatto un po' buio, infatti sto diventando traslucida, tipo fantasma, e vabbè, è un po' un effetto speciale che ci piaceva fare per mantenere un po' il concetto del tabù. A parte gli scherzi, se ci sono delle domande che volete fare, me le potete scrivere, perché leggo un sacco di commenti, di saluti. Siete gentili, perché le persone salutano. Alcune persone che vedo scritte qua le ho viste tantissimo tempo fa, ormai quando ancora si poteva uscire. Che sembra, ma sono 9 settimane che non possiamo uscire, le persone della Lombardia e dell'Emilia Romagna già 11 o 12, quindi insomma facciamoci coraggio, perché a volte lo scambio così è quello di cui ci dobbiamo accontentare. Qualche autore o titoli validi per l'argomento mindfulness, ve ne porto un po'. La prossima volta, perché come dicevamo ce ne sono di 200 milioni di tipi, io vado sempre alla fonte, quindi Thich Nhat Hanh vince secondo me su tutti, per la semplicità e per la perseveranza, che sono due caratteristiche che hanno a che fare con la mindfulness. Quindi non sono libri scientifici, quindi non sono libri di applicazione, non sono quelli di Siegel che ci dice il perché e il per come del cervello dopo che abbiamo praticato la mindfulness, ma sono i testi primigeni, sono l'essenza, e quindi secondo me come operatori ma anche come esseri umani ha un po' poco senso, se non hai imparato bene cos'è la mindfulness e quanto è difficile applicarla nella vita quotidiana, insegnarla alla gente. E questo credo per cui che sia opportuno, insieme ai testi di neuroscienze, ai testi di psicoterapia, prima partire dalla radice. E secondo me, per esempio, dunque, ce ne sono tantissimi. Per esempio, c'è La pace in ogni passo, che è molto bello, Discorsi ai bambini è molto bello. Comunque, se apri Thich Nhat Hanh ne trovi una sfilarata incredibile. Ci sono anche i suoi discorsi che trovi su YouTube, giusto per chiarire alcune origini, quindi alcune cose sono proprio gratuite e fruibili, non importa comprarle. E Rosa, se adesso ti dico quando, il 23 maggio sei delle nostre, ci segui e magari mi scrivi prima a info@ciaolapo.it, ci scambiamo 2 mail e poi capiamo se puoi partecipare, se hai piacere, se possiamo raccontare una parte della tua storia, soprattutto se hai delle domande da fare, se ci puoi dire che cosa ti interessa sapere, e così io lo giro a Barbara e Micaela e cerchiamo insieme di, come dire, raggiungere gli obiettivi che ci chiedi. Quindi scrivimici a info@ciaolapo.it. Lo schiaffetto sul culetto, dice Maria Miceli, è un'altra di quelle cosettine che oggi stanno passando di moda, ma secondo me ho preso pure quello, perché che vogliamo fare? Non lo so, dovrei chiedere se è ancora vivo il pediatra di Modena, dove sono nata, se mi ha toccato lo schiaffo. Questa è una cosa che magari adesso chiederò al prof Facchinetti, chi c'era all'epoca.
Poi ci sono un sacco di cuoricini, vi ringrazio molto. E vediamo un pochino. Avendo un altro paio di minuti, una cosa carina che volevo, magari visto avendo un pochino di tempo, discutere con voi è come era pensato Matritudini in origine prima della pandemia. Noi ci eravamo tutte organizzate con una serie di appuntamenti, c'era una mostra fotografica che doveva essere inaugurata il 2 di maggio. Una mostra di Gisella che poi avrebbe tenuto un seminario che finalmente speriamo di poter fare una volta che sarà possibile sugli stereotipi per gli operatori. Poi avevamo deciso di far venire le colleghe del volontariato di Alessandria con la loro mostra sulle mamme in lutto per il Natale, che hanno fatto bellissima Alessandria qualche tempo fa in persona e anche qui. Aspetteremo con gioia di poterla rifare. E poi la parte, diciamo, che secondo me era davvero significativa del senso che noi cerchiamo di dare al lavoro che facciamo con le associazioni, che facciamo con la rete di operatori genitori con cui lavoriamo quotidianamente, era la tavola rotonda del 30 di maggio, dove avevamo invitato davvero i rappresentanti che avevano accettato, devo dire, con grande slancio, nonostante all'epoca dovesse essere giornata di preponte. E quindi l'idea fosse che tutti potevano andare al mare, invece no, però tutti avevano detto: no, ma io vengo lo stesso, poi semmai parto dopo. E c'era questa tavola rotonda in cui lo spazio era veramente da villaggio, perché avevamo invitato i rappresentanti delle associazioni dei prematuri, che sicuramente quando rifaremo inviteremo di nuovo. Avevamo invitato le rappresentanti delle associazioni famiglie arcobaleno, che chiaramente quando rifaremo rinviteremo di nuovo. Avevamo invitato le ostetriche, sia del domiciliare che dell'ospedale, per avere le due esperienze. Avevamo invitato i psicologi, avevamo invitato i medici, quindi sia la ginecologia che la psicologia applicata al perinatale. Avevamo invitato le associazioni di pari. Quindi, come dire, c'era tutto un movimento. Avevamo invitato, perché io invito sempre tutti, quelli che sono significativamente coinvolti nel perinatale, anche chiaramente i gruppi, i rappresentanti di mamme PIR e anche i rappresentanti delle due. Sapete, e tanto questa cosa la dico perché la dico sempre: Ciao Lapo ha una storia molto lunga. I primi tempi sono stati molto difficili perché l'argomento era spaventoso e pochissime persone si erano interessate dell'argomento in tempi non sospetti, e fra queste persone mi piace nominare persone che sono amiche ormai di Ciao Lapo e volontarie da anni, che sono Cristina Fiore per i counselor, che sono stati i primi a occuparsi in maniera estremamente rigorosa nel loro gruppo, che poi è diventato il nostro gruppo, è un gruppo molto bello, insomma, aperto, e oggi sono al Gaslini a lavorare non oggi fisicamente perché è chiuso, ma insomma, lavorano al Gaslini con i gruppi di autoaiuto di Ciao Lapo, misti insieme a noi, e poi le mitiche dule di Bassano del Grappa, nella persona di Chiara Pozzi, della farmacia Pozzi, e di Daniela Nicolin, che ormai sono, come dire, nel mio immaginario sono un po' come dei parenti, perché ci conosciamo dal 400 avanti Cristo e facciamo un sacco di cose insieme, fra cui un lavoro molto bello sul puerperio e l'allattamento che abbiamo condiviso anche con le ostetriche e con gli psicologi. Giusto per dire che quando si vuole la rete si fa. Organizziamo formazioni per psicologi? Sì. Stiamo facendo con una fatica che Ercole a confronto può accompagnare solo tutto un lavoro di didattica mista, che voleva essere mista, ma per ora è FAD, poi diventerà comunque mista, perché nella nostra testa l'idea era avere delle formazioni a distanza nel nostro canale, per cui tempo 2 mesi dovrebbero essere messe su tutta una serie di corsi di 4 ore o 8 ore e ci ebbe. Stiamo procedendo alla stesura e poi all'accreditamento con un ente che è un provider. E poi ci doveva essere una volta l'anno, 2 giorni in presenza, in modo che una volta che non si facevano tutti i crediti, poi avevamo il convegnone con gli espertoni, quelli sono proprio uni da varie parti del mondo, che facevano un po' la chiusura rispetto a quello che erano i temi affrontati. Quindi spero sì. Angela, di poterti dire presto, ce l'abbiamo fatta, abbiamo finalmente avviato la formazione a distanza e in presenza, modello seminariale,
Ad oggi stiamo aspettando i crediti che sono per le professioni sanitarie e quindi sono anche per ovviamente per gli psicologi. Ciao Stefania, la mia amica Stefania dal Veneto che si è collegata, grazie. E bene, io vi farei uno sconto di 9 minuti perché, insomma, essendo che si è fatta una certa e che ho la gola riarsa e che domani alle 6 sono di nuovo qui insieme a Michela, direi che insomma, per oggi ci possiamo accontentare. Io ringrazio le persone che hanno seguito con pazienza un'ora e mezzo di monologo mio, ringrazio anche gli autori dei testi senza i quali questa conferenza non ci sarebbe stata, perché senza queste cose da dire, come dire, ecco, ci sarebbe stato solo un contributo mio personale, che magari è importante, ma non è l'unico, perché le fonti sono sempre estremamente importanti. E quindi a domani. Buona serata a tutti, un bacio. Ciao.